Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi domanda veramente dell'anno, anzi direi del secolo: Sony Alpha 7S3 o Canon R5 o R6, quello che meglio fa per voi. È una domanda veramente difficile e lo scopriremo parlandone. Ieri appunto è uscita la Sony e allora ho detto: perché non fare un bel video riguardo? Questo, vi dico, è il mio punto di vista da DOP, ok? Quindi da esperto di direzione della fotografia e di luminari 7, avendo anche molta esperienza su camere ottiche, vorrei dire la mia. Ho visto un po' di presentazione, non l'ho vista tutta, stavo lavorando ieri e quindi ho visto un po' di immagini. Devo dire che la qualità non è male, sia di una che dell'altra, ma se posso dire già subito il mio pensiero è: non acquistate nessuna delle due. Partiamo dal punto primo: la camera perfetta non esiste, ok? Tutto dipende sempre da quello che dovete fare e dovete realizzare. La Sony negli anni ha tirato fuori delle camere che hanno sempre funzionato bene con il low light e con la stabilizzazione. Il problema delle Sony è sempre stato che non hanno colore e non penso che anche questo giro abbiano risolto. Quindi sarò veramente curioso da colorist e da DOP metterci mano a vedere sia la R6, la R5 e la Sony come si comportano questa volta, ma dubito che abbiano messo a posto questo tipo di problematica. Perché vi ho detto di non comprarla? Vi ho detto di non comprarla perché Sony specialmente ha creato un hype in questi 5 anni di questa Sony che devo dire che alla fine non c'è niente di che cosa ha fatto. Che cosa c'è di così innovativo? Un 4K 120. La mia domanda è veramente da dire: non potevate prima fare video come li stavate girando? Avete veramente questo problema del 120? Oltretutto con un costo mica da ridere, perché comunque costano tanti corpi macchina. Quindi mi rivolgo a te, professionista, che vuoi, che non vedi l'ora, che il portafoglio ti freme e la carta di credito sta già facendo le scintille, spendere questi 4.000 euro e non so quanto costa per la Canon e cambiare corpo macchina. Fallo, problema tuo. Detto questo, per tutti gli altri invece che sono lì a sognarla, quello che voglio consigliarvi è: non pensate al corpo macchina. Ci sono un sacco di fattori nella fotografia e nel video che bisogna tener conto e che bisogna imparare. Ho visto tantissima gente nel corso di questi anni svenarsi per comprare la 7.2 e poi girano con ottiche da 100 euro, senza filtro, ovviamente senza luci, e vantandosi che hanno una camera della Madonna. E quindi io ti dico: sì, il corpo macchina funziona bene, ma alla fine stai raccontando delle storie e stai raccontando delle storie senza comunicazione visiva di un certo tipo, non crei tridimensionalità, non crei l'ambientazione giusta, non crei, ti adatti con quello che hai, magari senza neanche sfruttarlo, arrivi, piazzi la camera, registri con la poca luce che hai, ma questo non è fare video. Questo forse è raccontare un matrimonio, raccontare un evento che non hai la possibilità di piazzare luci, allora racconti veramente quello che sta succedendo. E se sei un matrimonialista o sei una persona che fa eventi, ti dico: comprati la Sony, comprati queste camerine che sono molto comode, leggere e stabilizzate. Ma tornando a noi, hanno tirato fuori il 4K 120 o addirittura l'8K. Va bene, computer ce l'avete? Quanti hard disk avete? Perché poi mi viene da dire questo, no? Nel senso che una volta che registrate in 4K 120 o in 8K, non credetevi che registri in MP4 e vi faccia un bitrate ridicolo. Sarete costretti sicuramente a usare i proxy, a comprare hard disk su hard disk su hard disk, come già io faccio. Come vedete qua dietro nell'angolino ho il mio slide dove tolgo gli hard disk, perché lavorando con camere professionali di un certo tipo sono abituato a lavorare con file molto pesanti. Però
Bisogna appunto mettere in conto tutto questo quando si va ad acquistare camere del genere. Parliamo di Sony. Ieri hanno presentato questo video bellissimo, queste immagini stupende. Vogliono farvi credere, perché io non ci credo. Torniamo indietro di un secondo, ok? Che hanno girato nell'Olight. Tu ci starei credendo, eh? Lo light. Guarda lei come è illuminata. Come illuminata bene. Qua c'era un DOP della Madonna che ha fatto le luci. Non c'era. Questo è commercial, è uno spot per vendere. Quindi, innanzitutto, fatemi vedere una foto del backstage. Voglio veramente vedere se è stato fatto con la Sony, con quella nuova che è uscita. Detto questo, altra immagine. Cioè, c'è solo luce qua. Queste sono immagini che ha girato un DOP e non il filmmaker. Questa è favolosa. Cioè, questa è un'immagine geniale, dove c'è comunque tanta luce. Cosa vuol dire? Questo non è low light. Per quale motivo? Perché hanno usato degli ISO bassissimi. Non hanno girato a 10, 20, 40, 409.000 come hanno scritto. Cioè, hanno girato con degli ISO dove il rumore non esiste. E se volete smentirmi, scusate, fatemi vedere il backstage e fatemi vedere il file, perché io non ci credo. Sono 20 anni che faccio questo lavoro e di farmi abbindolare dal marketing delle case come Sony o come Canon, proprio non ce la faccio. Quindi, detto questo, veramente non dormite la notte per il 4K 120? A me viene da ridere, ho prodotto K, eh? Non voglio solo, perché non ce l'ho solo con, non ce l'ho con Sony, ce l'ho con tutti, ma non ce l'ho con loro, ce l'ho con voi. Ce l'ho con voi che state lì a creare hype e vendere, cioè vogliono farvi credere di un sogno che non esiste. Poi dovete imparare a fare le luci, dovete comprare un filtro, imparare a girare nel modo giusto, avere occhio, avere cuore, studiare un po' l'arte, andare fuori e guardare la natura. Queste sono cose che vi creano l'emozione, vi fanno capire e trasmettere poi dopo in conseguenza. Detto questo, non vi rispondo alla domanda, per quale motivo? Perché la camera perfetta non esiste, quindi dipende sempre dall'esigenza. Se volete un mio parere, un mio consiglio su cosa comprare, compratevi una Blackmagic, una 6K, Pocket, costa la metà, costa 2.300 euro, qualcosa del genere, monta attacco F. Fai 120 in 2.8K, quindi se fate un piccolo upscale a 4K non se ne accorge nessuno, soprattutto il vostro cliente che si è appena sposato. Cercate sempre di vedere le cose dal lato del professionista e non dal lato di chi cerca di vendervi il prodotto, perché vi vendono la favola che non esiste. Quindi imparate a fare le luci, imparate a fare le scene, imparate a usare le camere come si devono. Non investite tutto nel corpo macchina che non serve a niente, investite nelle ottiche. Comprare un'ottica è per la vita, ok? L'ottica vi durerà sempre, ve la comprate con un attacco F e ce l'avete tutta la vita. E la cosa più importante, abbiate cuore di vedere le situazioni giuste e di mettere un po' di emozione in quello che fate. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, fare qualche commento, anche negativo, se volete venirmi contro, venitemi contro, non c'è nessun problema. E, anzi, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di queste due camere. Iscrivetevi al mio Instagram, trovate il link in descrizione. E se siete utilizzatori di Final Cut, vi invito anche sul mio gruppo Final Cut Pro Italia, oppure Cinelight Crew sempre su Facebook. Venite a vedere i miei plugin, sia per Premiere che per DaVinci che per Final Cut, sempre il link in descrizione. Quindi, se il motore sta girando, ciak, azione!